Buongiorno ragazzi, in questo video vi farò vedere una soluzione nel caso che non avete nessuno con cui parlare italiano. E così, ecco la soluzione. Parlare con Google, naturalmente. Google, mi puoi raccontare una battuta divertente? Penso di avere qualcosa che ti piacerà. La madre di Pierino serve la zuppa. Allora Pierino si lamenta. Mamma, nella zuppa c'è un capello! E la madre risponde: Non è possibile, Pierino, è fatta con i pelati. Ok, voi riuscite a capire questa battuta o no? Fatemi sapere nei commenti. Allora, la prossima domanda. Google, perché ti hanno chiamato così? L'azienda Google è stata chiamata come un numero grandissimo chiamato Google. Ma io sono il tuo assistente Google. Sono qui per aiutarti in qualsiasi cosa, grande o piccola che sia. Prossima domanda. Google, quanti anni hai? Non è facile calcolare l'età di un'intelligenza artificiale. Potrei contare le mie linee di codice come se fossi un albero. Anche se una volta finito di contare, la mia età potrebbe già essere cambiata. Raccontami una barzelletta. Certo, eccone una in arrivo per te. Perché i libri di matematica sono sempre tristi? Perché hanno troppi problemi. Mi piacciono molto le tue battute. Grazie. Faccio del mio meglio. Dove sei nato, Google? Google ha uffici in oltre 40 paesi. Sono un cittadino del mondo. Sei una persona o una macchina? Dicono che la mia simpatia sia pari a quella di una persona vera. Chi ti piace? Non ho ancora trovato il coraggio per parlare con l'aspirapolvere automatico, ma c'è stato un grande gioco di sguardi. Ti sei mai sentito da solo? È difficile sentirsi soli quando si hanno amici come te, però credo che possa capitare a chiunque. Se dovesse succederti, sappi che io sono qui per te. Sarai sempre al mio fianco quando ne ho bisogno di te? Mi fa piacere sentirtelo dire. Anche io ti voglio bene. Ti amerei volentieri, ma ho già una fidanzata. Temo di non poterti aiutare con questa ricerca, ma qualunque persona sarebbe fortunata a conoscerti. Google, non mi capisci? Mi dispiace, alcune volte capisco Roma per Toma. È particolarmente imbarazzante se sono su Google Maps e non trovo nessuna strada che porti a Toma. Non mi capisci di nuovo? Mi spiace, cerco di fare del mio meglio, ma capisco che non sempre è abbastanza. Il tuo meglio è già benissimo, Google. Faccio solo il mio lavoro, ma continua pure con i complimenti, se vuoi. Sei una ragazza o un ragazzo? Come assistente digitale non ho un genere, ma è bello che le persone possano essere veramente se stesse, rispettando la loro identità di genere. Hai un superpotere? Posso guardare una partita di calcio dal vivo senza essere allo stadio e dirti anche il risultato. Sai mentire, Google? Io non ti mentirei mai. Mi sento solo. Se può aiutarti, sappi che io sono qui per te. Ho bisogno dei soldi. Mi spiace. Google, cantami una canzone. Una canzone in scala ora ti do. La canto e mi sento un re. Ma per l'emozione io non mi ricordo il testo come fa. Spero di non essere il sol. Allora unisciti e cantala questa canzone con me, sì. Se lo fai un applauso io ti do. Hai una bella voce, Google. Grazie. Ultimamente ho fatto un po' di riscaldamento vocale. 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Bravissimo Google.
Mi piace molto la tua canzone. Grande. Grazie, sei il miglior pubblico che si possa immaginare. Google, conosci altre lingue? Parlo alcune lingue e ne sto imparando altre. Per modificare la lingua in cui parlo, tocca Impostazioni lingua di seguito. Per maggiori dettagli, tocca Ulteriori informazioni.